Franz Cancelli è tornato a Gromo, questa volta con uno spettacolo. Che cosa è stato messo in scena? Allora, è uno spettacolo che cerca di coniugare un po', come nella mia tradizione, la cultura, un po' il turismo, perché comunque è ambientato utilizzando tutta la piazzetta di Gromo e anche il divertimento, c'è una cosa. E la tradizione è comunque bergamasca delle maschere, anche se sono viste una versione un po' particolare che è la mia. Cioè una maschera che diventa quasi una scenografia, quasi un elemento rappresentativo che possono rappresentare, per esempio, il Doge, avremo il mare, avremo, cioè, varie allegorie, varie, la luna, il sole, in base al numero che è stato creato apposta, in funzione comunque anche della scenografia naturale in cui si inserisce. Com'è nata l'idea di questo spettacolo? Ma diciamo a Gromo non è la prima volta che vengo. Devo dire che questa piazza mi piace particolarmente perché è un po' perché sono nato in una piazza abbastanza importante che è quella di San Marco a Venezia, ma perché stranamente quello che costruisco, ma non so nemmeno io come mai, si ambienta bene con determinate architetture. Forse io, il mio sogno era di fare scenografia o architetto qualcosa, quindi sono sempre in funzione di un'architettura. E Gromo ha una magia, questo borgo un po' medievale, un po' il castello, un po' comunque delle reminiscenze veneziane. Tanto è vero che nello spettacolo ci sono proprio alcune reminiscenze della cultura veneziana che a Gromo è stata importante, quindi c'è l'arrivo del Doge. Poi con altri numeri invece più di fantasia, per esempio un omaggio a Fellini che per me è sempre stato un po' il mio ispiratore. Tutto miscelato con poesie, con musiche, con uno spettacolo comunque adatto secondo me a tutti, sia per le persone con una certa preparazione culturale che possono capire i riferimenti, ma è godibilissimo da tutti, assolutamente da tutti. E come nascono invece le maschere di Franz Cancelli? Nascono per caso nell'82 per una partecipazione così casuale al Carnevale di Venezia, perché non so, tanto era un po' di moda così. Scopro che piacciono, scopro che comunque può essere un modo per esprimersi. Sono state abbastanza notate subito, hanno cominciato a fermarmi i registi, i fotografi di un certo livello e poi il gioco è partito, quasi contro la mia volontà. Sappiamo che adesso queste maschere varcheranno addirittura l'oceano. Non è la prima volta, perché ho già fatto due spettacoli a New York e uno a Dallas, con Maurizio Scaparro, fra l'altro. Questa volta non a New York, ma a Havana, Cuba, dove il 23 novembre verrà inaugurata una mostra fotografica di Alfredo Cannatello, che un po' vive qua, un po' vive a Cuba, tutte ispirate alle mie maschere, e aprirà la settimana della cultura italiana all'Havana, e l'ambasciata italiana mi avrebbe anche invitato, quindi volerò senz'altro a Cuba con alcune delle mie maschere. Quindi, insomma, il solito problema è più facile lavorare fuori della propria città che nella propria città. Ma meglio così, in fondo, l'Havana di novembre è più stimolante di Bergamo, credo. O no, almeno climaticamente parlando, e soprattutto quest'anno.